Corte deve procedere a un'operazione istruttoria che ritiene necessaria in relazione alla produzione del verbale del generale Notaro Nicola, che abbiamo esaminato ed è di grande, lo riteniamo importante che è opportuno sia conosciuto dalla Corte, per cui intendiamo darne lettura d'ufficio. Allora, il verbale del generale Notaro Nicola è acquisito col consenso della difesa, e però è un documento, è una verbale di dichiarazione, come sapete, 211 consente l'effettiva lettura anche d'ufficio, per cui noi riteniamo di darne lettura anche per conoscenza della Corte, della giuria. L'anno 2018, mese di ottobre, giorno 23, in Gioia del Colle, via Alfieri, 26, alle ore 16.15, innanzi all'Avvocato Generale Dottor Candia, ai sostituti procuratori Umberto Palma, Nicola Proto, è comparso il Generale Pasquale Notar Nicola, nato, eccetera. L'ufficio dà atto di essersi recato al domicilio del Generale Notar Nicola su sua richiesta in quanto ipovedente per ragioni di riservatezza dell'atto. Dottor Canti spiega al testo le ragioni dell'atto istruttorio e prosegue. Domanda: quando ha svolto servizio al SISMI? Nel 78 ero in servizio presso la Brigata Isonzo, inaspettatamente mi arrivò l'ordine di assumere la direzione della prima divisione del SISMI, ove presi servizio poco dopo, ovvero dal 1 ottobre 78. La prima divisione si occupava di controspionaggio e aveva anche il compito di coadiuvare il SISDE appena nato nel settore dell'antiterrorismo. Domanda: fino a quando ha lavorato al SISMI? Risposta: ho lavorato per 5 anni al SISMI. Ricordo che nell'anno 81, a seguito dello scandalo P2, cambiarono i vertici del SISMI. Io rimasi comunque fino all'anno 83, assumendo l'incarico di capo reparto operazioni su decisione del generale Lugaresi, succeduto al generale Santovito. Quando presi servizio nell'anno 78 avevo il grado di colonnello, fui promosso generale durante la gestione Santovito. Domanda: chi dirigeva il servizio nel 78? Risposta: quando arrivai al SISMI c'era già il generale Santovito alla direzione. Domanda: ha conosciuto Federico D'Amato? Che rapporti aveva quest'ultimo con il SISMI? Risposta: ho conosciuto Federico D'Amato negli anni di Santovito. Ritengo di averlo conosciuto fra il 79 e l'80. Faccio presente che non sono mai stato amante dei pettegolezzi, ma sin dai primi tempi sentivo gli ufficiali del servizio parlare di D'Amato come persona che, virgolette, manovrava, che aveva a che fare con cose segrete. Tra questi ufficiali a cui ho fatto riferimento, mi pare che ci fosse l'allora capo servizio, anzi capo sezione dell'antiterrorismo, tenente colonnello Evangelisti, con il quale avevo quotidianamente a che fare. Ricordo puntualmente che in almeno 3-4 occasioni D'Amato saliva a piedi e non in ascensore per recarsi nell'ufficio di Santovito ubicato in via 20 Settembre a Roma. Ricordo bene queste occasioni perché quando ci incrociavamo abbassava lo sguardo facendo finta di essere distratto. Questi episodi sono accaduti tra il 79 e l'80. Domanda: che rapporti aveva D'Amato con Santovito? Risposta: so che si frequentavano e si sentivano telefonicamente. Ad esempio, mi è capitato alcune volte, essendo presente nell'ufficio di Santovito in via 20 Settembre, di sentire che costui parlava al telefono con D'Amato. Faccio presente che il mio ufficio era a Porte Braschi e mi recavo da Santovito solo quando dovevo riferire, ossia con frequenza pressoché giornaliera dal 1979. Domanda: lei ha conosciuto Francesco Pazienza al SISMI? Risposta: l'ho conosciuto e l'ho visto con grande frequenza, quasi giornaliera, presso l'ufficio di Santovito, dove mi recavo a parlare con il direttore. Io entrai, come detto, nel SISMI nel 1978 e cominciai a vedere Pazienza già da qualche mese dopo. Mi diede fin da subito l'impressione di essere un faccendiere, perché non era appartenente al servizio, intendo dire da un punto di vista dell'organico, ma trattava il generale Santovito con una confidenza eccessiva. Io ero stupito da questa confidenza, tanto che chiesi ai segretari del servizio e ottenni la risposta che si trattava di un nipote del generale Santovito. Nonostante ciò, la mia idea di Pazienza non cambiò, ed essendo venuto a sapere dagli ambienti del servizio che Pazienza percepiva un compenso di 70 milioni al mese,
scrissi un appunto informale che consegnai al direttore del servizio chiedendo di valutare tale situazione anche per il buon nome del servizio stesso. Santovito lesse il mio appunto e in mia presenza disse: è vero, come se fosse una cosa normale. Il sottinteso della risposta di Santovito era quello di non interessarmi di questa faccenda. Ricordo ulteriormente che Pazienza si muoveva tra Italia e Stati Uniti utilizzando quasi sempre il Concorde pagato dal servizio. Questo lo so per certo perché tutto quello che faceva lo faceva a spese del servizio. Domanda: qual era l'influenza di Pazienza al Sismi? Risposta: era molto alta e la cosa mi turbava perché a me sembrava un ragazzino e aveva un comportamento da padrone di casa anche al cospetto di noi anziani. Molti ufficiali del servizio lo trattavano con deferenza e cercavano di guadagnare i suoi favori. Io pensavo che ciò accadeva per la vicinanza di Francesco Pazienza al generale Santovito. Oltre al Concorde, Pazienza era solito usare gli aerei del servizio. Domanda: le risulta che Francesco Pazienza fosse un agente Z e che tale qualifica esistesse al Sismi? Risposta: non lo posso escludere. Per quanto mi consta, la sigla Z riguardava alcune categorie di documenti informativi non protocollati su questioni particolarmente segrete, trasmesse direttamente dal comandante del raggruppamento centro di Roma, che era il generale Cogliandro, al generale Santovito. Qui la parola è GL, che io leggo generale, non so se è così. Domanda: è a conoscenza di rapporti tra D'Amato e Pazienza? Non ne sono a conoscenza. Quando vedevo D'Amato salire nell'ufficio di Santovito, Pazienza frequentava già il servizio, ma non ho mai assistito ad incontri tra loro tre. Domanda: lei aveva rapporti internazionali con gli altri servizi dei paesi occidentali? Risposta: certamente sì. Ogni sei mesi partecipavo a riunioni con esponenti degli altri servizi europei per lo scambio di informazioni per la sicurezza, il controspionaggio e il terrorismo. Dopo lo scandalo P2 capii l'influenza che aveva in tali consessi Federico Umberto D'Amato, in quanto i colleghi europei esprimevano vivissimo apprezzamento per D'Amato e si dimostravano dispiaciuti per il coinvolgimento nello scandalo P2. Domanda: D'Amato all'epoca non aveva alcuna competenza specifica nei servizi, essendo la direzione della Polizia di Frontiera. Le risulta che abbia comunque svolto attività per i servizi? Risposta: sicuramente sì. Svolse attività per i servizi, visti i suoi rapporti con Santovito e la sua frequentazione con gli organismi internazionali dell'intelligence europea, verso cui godeva di stima e fiducia. A me pareva strano, in quanto un esponente della polizia, privo di formali competenze nell'ambito dei servizi, potesse far parte di consessi internazionali composti da operatori organici ai servizi. Domanda: ha conosciuto Michael Ledin? Certamente l'ho conosciuto. È un personaggio che aveva uno strettissimo rapporto con il generale Santovito e Francesco Pazienza. Era un agente di influenza, tra virgolette, che mi fu presentato come consulente del Sismi, anzi si presentò direttamente nel mio ufficio dicendo che era un consulente del Sismi, disse di essere uno storico che lavorava per l'ambasciata americana. Colloco questo episodio nei primi mesi del 79, più precisamente dopo la mia denuncia all'autorità giudiziaria dagli autori della strage di Pedeano e dopo che il procuratore della Repubblica di Venezia, dottor Fortuna, ne aveva ricevuto chiedendomi il nome della fonte che aveva rivelato notizie utili per scoprire gli autori della strage. Domanda: che influenza aveva Ledin nel Sismi? Risposta: una elevata influenza, tanto che contattava spesso e direttamente il generale Santovito. Questo mi risulta per averlo visto continuamente negli uffici di Santovito. Anche con Francesco Pazienza il rapporto con Ledin era assai stretto e risalente all'inizio del 79. Li vedevo spesso insieme negli uffici del servizio e altrove. Ad esempio, in occasione dell'operazione Terrore sui treni, su cui ho già riferito all'autorità giudiziaria, vidi scendere dall'aereo dei servizi Francesco Pazienza, Santovito e Michael Ledin, che tornavano dall'estero. Loro dicevano dalla Francia, ma io capii che erano stati negli USA. Nell'occasione vidi in mano a Ledin, sia a Ledin che a Pazienza, alcune riviste straniere ed ebbi poi l'impressione che si trattava delle stesse riviste trovate all'interno della famosa valigia del treno Taranto-Milano del 13 gennaio 81 su cui fu compiuto il depistaggio.
Come ho già riferito, ebbe immediate perplessità sulla genuinità delle operazioni, perché mi venivano fornite notizie troppo dettagliate per provenire da una fonte e non dai diretti attentatori. Le mie perplessità furono condivise dal dottor Gaspare De Francisci, direttore dell'Ucigos. Sul punto ho già riferito alla magistratura. Domanda: perché fu messa in atto l'operazione terrore sui treni ai fini del depistaggio? Risposta: la mia convinzione è che l'operazione di depistaggio fu compiuta perché così volle la P2. Non è possibile, infatti, che una persona dell'intelligenza di Santo Vito potesse credere in una informazione e operazione del genere, così poco plausibile. Quando scoppiò lo scandalo P2, ho fatto i collegamenti, posto che Santo Vito ed altri erano della P2. Per gli altri intendo Musumeci e Belmonte. Domanda: sa perché il servizio copriva i giovani attentatori dei NAR? Risposta: direttamente non lo so. L'unica spiegazione che sono riuscito a darmi è che l'interesse della P2 era quella di favorire la stabilizzazione del sistema democratico italiano attraverso le operazioni di destabilizzazione del sistema stesso che provenivano dagli attentati terroristici della destra e sinistra. Domanda: cosa può dire il documento Westmoreland? Risposta: il documento Westmoreland venne alla mia attenzione quando seppi che nel corso di una perquisizione ordinata, credo, dal dottor Siga della Procura di Roma, venne trovato nella valigia della figlia di Jenny. Chiesi allora all'interno del mio ufficio riscontri d'archivio su questo documento. Il documento mi fu portato in visione, intento dire la copia che era custodita nell'archivio del SISMI, e mi stupii che un documento del genere potesse essere nelle mani di gente come Gelli e della P2. Per noi del SISMI si trattava di un documento genuino, effettivamente proveniente dall'autorità USA. Posso con certezza dire questo perché non c'era alcun appunto del servizio che lo segnalasse come falso o di dubbia provenienza. Quando sorgevano dubbi di questo genere, il personale addetto prima dell'archiviazione vi apponeva sopra un, tra virgolette, galleggiante, con i commenti dell'operatore addetto all'archiviazione. Domanda: in seguito il personale del servizio ha mai dubitato della genuinità del documento Westmoreland? In particolare, lei che era al vertice del controspionaggio italiano, ha mai dubitato della genuinità del documento Westmoreland? Risposta: io personalmente non ho mai avuto dubbi sulla genuinità di quel documento. Domanda: quando lei viene a conoscenza del documento Westmoreland, ebbe modo di parlare con Santo Vito? Risposta: no, perché era già scoppiato lo scandalo P2 e lui era molto preoccupato e dava risposte evasive qualora si affrontavano argomenti delicati. Santo Vito lasciò il SISMI, se non ricordo male, nel settembre 81. Preciso anche che in quel periodo ero mal visto dal gruppo piduista del servizio, sia Santo Vito, Musumeci, Belmonte e anche Pazienza. La diffidenza di questo gruppo contro di me era iniziata sin dal gennaio 79, ovvero dal momento della mia denuncia dei responsabili della strage di Pateano alla magistratura di Venezia. Ricordo infatti che prima della denuncia ne parlai con Santo Vito, cui presentai la lettera di trasmissione con i relativi allegati. Santo Vito cercò di dissuadermi dicendo che quei documenti andavano trasmessi non alla magistratura ma ai carabinieri o alla polizia di Stato. Io insistetti e il direttore Santo Vito inoltrò la denuncia alla magistratura con la sua firma. Ma da quel momento il gruppo di cui ho parlato iniziò a farmi la guerra. Questa guerra include le notizie che evidentemente uscirono dai piduisti del servizio sui miei rapporti con il generale Dalla Chiesa. Il giornale Repubblica, in un articolo a firma mi pare anche di Catalano, disse che il generale Dalla Chiesa non collaborava con nessuno tranne con il colonnello Pasquale Noternicola. Questo mi valse un'inchiesta contro di me da parte delle Brigate Rosse, come si scoprì 15 giorni dopo nel corso della perquisizione di un covo nel quale fu trovata la relazione di questa inchiesta delle Brigate Rosse contro di me. Domanda: tornando ad Amado, le chiediamo se è a conoscenza dei suoi rapporti con Dalla Chiesa. Non sono a conoscenza dei rapporti tra Dalla Chiesa e D'Amato. In che occasione ha conosciuto D'Amato? Risposta: ho conosciuto D'Amato in occasione delle riunioni indette dal Ministro dell'Interno a cui partecipavano i vari comandanti dei corpi dello Stato e della Sicurezza Nazionale aventi ad oggetto le tematiche del terrorismo.
Il periodo corrisponde all'inizio del mio servizio al Sismi. Domanda: le risulta che il Sismi abbia finanziato il giornale Il Borghese e l'agenzia di stampa Repubblica di Lando dell'Amico? Risposta: certamente sì. Anche se non ero responsabile di queste operazioni, sono certo che il Sismi finanziò queste testate giornalistiche. Ricordo tra l'altro che una volta venne da me Musumeci, che aveva l'ufficio a fianco di quello di Santo Vito, dicendomi che aveva raccolto informazioni per cui la strage di Bologna era stata fatta dal terrorista internazionale Carlos. Verificai la notizia e venne fuori che l'informazione proveniva da un giornalista del Borghese che si trovava in Francia. Non ricordo il nome del giornalista. Ha mai sentito nominare il cardinale Bagnozzi? Non ho mai sentito questo nome. Domanda: ha mai conosciuto Giorgio Di Nunzio? Il nome non mi dice nulla. Dal rapporto di Quagliandro del 1981 si evince di alcuni soggetti americani che erano frequentatori abituali di Musumeci. Si tratta di Ledin, Cooperman, Bove, Shapley. Lei ne sa qualcosa? Risposta: a parte Ledin, di cui ho già parlato, dei nomi citati da Quagliandro, mi è noto solo il nome di Bove, che sentivo spesso nominare. Personalmente ho visto spesso ai servizi Ledin e un altro agente di influenza che era Edward Luttwak. A proposito di quest'ultimo, posso riferire un episodio che mi ha colpito negativamente. Un giorno Santo Vito disse che Luttwak sarebbe venuto a dirigere una esercitazione. Si trattò di una esercitazione informativa che durò una mattinata e fu una banalità, tra virgolette. Seppi che per questa esercitazione il servizio erogò a Luttwak 150 milioni di lire, tanto che mi scandalizzai e protestai per iscritto con Santo Vito, il quale nulla replicò. Domanda ultima: ha mai sentito nominare per ragioni di servizio il locale Sorciverdi? Risposta: non ho mai sentito nominare questo nome. Voglio precisare infine che dalla vicenda di Peppeano in poi ho avuto gravi difficoltà nei rapporti con la parte deviata del servizio, nonché con il comandante del centro raggruppamento Centri, che non mi trasmetteva notizie in materia di terrorismo in generale, sia di destra che di sinistra. In sostanza, nella specifica materia dell'antiterrorismo, cercavano di togliermi fuori dai contesti informali. Verbale chiuso alle ore 20. Bene, allora possiamo procedere con l'attività odierna. Sì, Presidente, il Maggiore Palmieri della Guardia di Finanza. Maggiore Palmieri. Buongiorno, Maggiore. Buongiorno a tutti. Prego. Allora, Maggiore, prima domanda preliminare. Lei accetta di essere ripreso dalle telecamere che ci sono in Sì, quest'aula? Presidente. Bene. Dopodiché legga la formula e poi mi dà le generalità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sono Palmieri Biagio, maggiore della Guardia di Finanza in servizio presso il nucleo di Bologna. Prego. Grazie Presidente. Maggiore Palmieri, allora per la Corte. Chiarisco che l'oggetto della testimonianza riguarda in particolare la posizione dell'imputato Catracchia e riguarda le vicende di Via Grado. Maggiore Palmieri, lei ricevette una delega, o perlomeno lei trattò una delega che noi avevamo dato al nucleo economico della Guardia di Finanza in data 8-10-2019. Ci può dire che cosa riguardava può spiegare alla Corte Sì. cosa riguardava la delega? Qual era l'oggetto di questa delega? Grazie. Allora, sì, la delega dell'8 ottobre del 2019 riguardava la ricostruzione delle vicende societarie che hanno interessato una società immobiliare, la Immobiliare Gradoli SPA, e si inseriva nell'ambito di altri accertamenti che già erano stati avviati nei confronti di Catracchia Domenico, che ne risultava l'ultimo liquidatore e amministratore unico.
già oggetto di assunzione in atti e di perquisizione domiciliare con annessa esecuzione di intercettazioni telefoniche e ambientali. In particolare si cercava di ricostruire le vicende sociali di questa immobiliare, partendo e prendendo alcuni spunti da uno scritto anche dell'onorevole Flamigni, laddove queste società venivano inquadrate in un più ampio contesto che le vedeva collegate al SISDE. Per svolgere questo tipo di accertamenti, quindi, ci siamo basati innanzitutto sulle risultanze ufficiali dalle banche dati che abbiamo in uso dell'anagrafe tributaria e della Camera di Commercio, e poi abbiamo acquisito in formato cartaceo tutta la documentazione disponibile presso il registro delle imprese di Roma, perché poi erano tutte sedenti lì queste società degli anni 70-80. Quindi ci tengo a precisare che l'esito degli accertamenti riportati in un'informativa agli atti del 18 novembre è parziale, perché parziali erano i documenti reperiti in formato cartaceo. Ecco, in seguito a quella data vi furono offerti dei nuovi documenti su cui approfondire sì, le indagini? Sì, in seguito poi a quella data gli accertamenti sono stati poi integrati dalle risultanze documentali fornite poi dallo stesso Catracchi e pervenutici tramite la Procura Generale della Repubblica. Perché il Catracchi dopo, mi corregge se sbaglio, mi dica se è corretto quello che le sto dicendo, dopo la vostra informativa Catracchi ha reso ulteriori informazioni producendo il libro dei soci dell'immobiliare Gradoli e alcuni atti, alcuni dei quali già erano stati acquisiti formalmente presso il registro delle imprese, e altri che sostanzialmente andavano ad integrare un periodo che andava dal 1974 al 1980, che risultava completamente assente presso il registro delle imprese. Perché quindi c'era un buco per la Gradoli nel registro delle imprese tra il 74 e l'80. Sì, tra il 74 e l'80. La Gradoli risultava, e questo era presente, risultava essere stata costituita il 3 dicembre del 73 da parte dei due soci, Fidreb. Adesso ci arriviamo, sì. Grazie. Le volevo chiedere anche una cosa: tra questi documenti ulteriori che avete analizzato c'erano anche delle relazioni del capo della polizia e del capo del SISDE? Sì, due relazioni datate novembre 1995, se non erro. Una del prefetto. Maggio 95, ma 7 maggio 95 entrambe. 98, sì. 7 maggio 98, entrambe di questa data, la prima del prefetto Stelo e l'altra invece del prefetto Masone, capo della polizia. E il prefetto Masone prepara un appunto direttamente per il Ministero dell'Interno. Per la Corte, preciso, il prefetto Masone è deceduto. Abbiamo citato come testo il prefetto Stelo. Mentre il prefetto Stelo si scriveva una relazione indirizzata direttamente al Ministero dell'Interno e al CESIS, che sono poi risultate. Questo documento a firma Masone è disponibile? Lo depositiamo. Credo che sia già stato acquisito, ma lo ridepositiamo. Dunque, Maggiore, questi due documenti del prefetto Masone, capo della polizia, e del direttore all'epoca del SISDE, prefetto Stelo, può dire la Corte perché erano stati compilati questi due? Allora, erano stati compilati dalle due autorità in relazione per relazionare su notizie emerse dalla stampa, che collegavano appunto una serie di società, in particolare la Monte Valle Verde, l'immobiliare Gradoli di cui dicevamo prima, e la Case Roma SRL, oltre ad altre che poi erano invece menzionate, queste in particolare dal prefetto Stelo, come risultate coinvolte nello scandalo dei fondi neri del SISDE, erano state menzionate in articoli di stampa come collegate direttamente al servizio. Quindi
In particolare per quello che riguarda Via Gradoli si parlava appunto della Monte Valle Verde SRL, della Case Roma SRL e della Immobiliare Gradoli SPA. La fermo un attimo, sì. Quindi l'oggetto diciamo in particolare di questa relazione riguardava in particolare anche la storia di Via Gradoli 96. Sì, la storia di Via Gradoli 96. Queste tre società che lei ha appena citato, cioè Monte Valle Verde, Gradoli e Case Roma, avevano delle proprietà al 96 di Via Gradoli? Allora, per quello che risulta dagli atti, di fatto la Immobiliare Gradoli ha operato su degli immobili in via Gradoli 35 dopo il subentro del Catracchia. La Monte Valle Verde è risultata avere 8 immobili al civico 96, quindi sostanzialmente dove poi è stato rinvenuto nell'aprile, il 18 aprile del 78, il covo occupato dall'ingegner Borghi alias Mario Moretti, mentre la Case Roma ha operato su altre porzioni immobiliari sempre del civico 96. Questo lo dico sulla... Sì, cioè questo lo dico sulla base appunto di questi documenti che sono stati analizzati nel corso degli accertamenti e anche sulla base di altra documentazione fornita, in particolare di alcune dichiarazioni rese dallo stesso Catracchia. Aspetta un secondo. Benissimo, e anche sulla base... Sì, delle stesse relazioni. Delle relazioni... di cui vi ho appena parlato, sì. Le relazioni di Masone, di Masone in particolare, ma anche qualche riferimento lo fa il prefetto Stelo. Bene, grazie. Allora, rispetto a queste tre società, partiamo dalla prima di arrivare alla Gradoli, sì, alla Fidra, partiamo dalla Case Roma. SRL, sì. Mi sa dire quando fu, mi faccio un po' la storia, quando fu costituita, chi era l'amministratore? Sì, allora la Case Roma SRL è stata costituita nel 1975 dai soci in misura paritetica Catracchia Domenico, Serazin Giovanna, Nidi Rossaldi Nidia e Ornella De Marchi. Ed è stata costituita per rilevare delle porzioni immobiliari non certificate come abitabili nel complesso di Via Gradoli, di Via Gradoli 96, per poi essere rivendute a terzi. Questo era il business del Catracchia, come lui stesso ci ha riferito. Questo era il business del Catracchia, che in primis come... assistente della madre nell'ambito dell'immobiliare Varese in Roma, si occupava di assistere la vendita dei proprietari della costruzione, quindi di chi aveva realizzato gli immobili, e poi invece tramite la Case Roma in particolare ha rilevato queste altre porzioni immobiliari non certificate da abitabilità che poi procedeva autonomamente a rivendere. Questo l'ha fatto con la Case Roma, mi anticipo, l'ha fatto con la Case Roma per quello che riguarda il civico 96. Analoga operazione invece poi per il civico 35 la condurrà mediante l'Immobiliare Gradoli di cui dicevamo poc'anzi. Preciso giusto per chiarire la situazione della posizione poi del ruolo del Catracchia, che di fatto lui, oltre a questa sua attività imprenditoriale gestita poi come amministratore unico della società Case Roma in particolare, era affiancata dalla gestione condominiale di fatto di tutto lo stabile e di tutti i civici della Via Gradoli. Cioè lui curava l'incasso degli affitti, quindi dopo aver proceduto alla vendita degli immobili sia per conto terzi che tramite le sue società, procedeva all'incasso degli affitti, dei canoni di locazione, delle spese di riscaldamento dei locatari anche per conto dei terzi proprietari. La fermo un secondo, sì. Maggiore, con particolare riferimento al civico numero 96, Catracchia, qual è il periodo in cui risulta ufficialmente amministratore
dello stabile. Allora, subito dopo, in costanza della scoperta del covo occupato da Moretti, quindi il 18 aprile del 78, lo stesso Catracchia dichiarò alla Digos di essere lui amministratore Ma dell'immobile. questo corrispondeva alle risultanze ufficiali? Questo di fatto è stato smentito dal reale amministratore dell'immobile, che era tale Di Palumbo, tale Piedipalumbo, che alla stessa Digos, nella stessa data, preciserà come allora fosse da poco subentrato al Catracchia, che tuttavia continuava a incassare le spese relative al solo riscaldamento degli immobili. La fermo un secondo, cerchiamo di fare di ricapitolare la Sì. cosa. Ufficialmente Catracchia le risulta aver fatto l'amministratore tra novembre del Nove novembre 76. 77 dicembre 31 dicembre 78. No, la correggo, mi dica se è corretto quello che le dico, dal novembre del 76 fino a dicembre 77. Dicembre 77, sì, Corretto così? esatto, sì, è Bene. corretto. E 76 77, sì. infatti, lei dice nell'aprile 78 ci ha appena Era detto subentrato, era sì. subentrato ufficialmente questo Piedipalumbo, ma Catracchia di fatto Continuavano. si presentò così alla polizia come amministratore. Scusi, oltre alla circostanza che è stato lui a intervenire materialmente in occasione della perdita d'acqua che poi ha generato la scoperta del covo. Cioè Ah, quella mattina era lui, è diciamo, il intervenuto referente personalmente, dei sì. condomini. Sì. Benissimo, grazie. Quindi lui continuò anche dopo, diciamo, che aveva dismesso ufficialmente la carica, a riscuotere parte degli affitti e certamente le spese di riscaldamento di quel Sì, condominio. Bene, va bene. e questo dottore lo integrerà lo stesso Catracchi il successivo 19 di aprile alla stessa Digos. Lo preciserà lui stesso, che di fatto ha continuato a incassare le spese di riscaldamento per tutto lo stabile. Va bene, grazie. Parliamo allora adesso della Gradoli, per Sì. favore, e facciamo un po' di storia di Gradoli, quando la Gradoli nasce, chi la costituisce, Sì, chi ne allora, sono gli amministratori. Grazie. la Gradoli viene costituita il 3 dicembre del 1973 dai soci Fidreb S.p.A. e Bongiovanni Marco, rispettivamente titolari di azioni pari al 95% del capitale sociale, quindi Fidreb S.p.A. e Bongiovanni Marco il 5%. Dall'esame dell'atto costitutivo della società, quindi dell'immobiliare Gradoli SPA, che aveva appunto oggetto attività imprenditoriale, quindi la compravendita e la conduzione di immobili, abbiamo rilevato come annesso all'atto costitutivo anche un estratto dei verbali delle assemblee di Fidreb SPA, in particolare quello del 26 novembre del 73, quindi di pochi giorni prima della costituzione dell'immobiliare Gradoli. In questo atto viene sostanzialmente esplicitato che l'intero CDA di Fidreb e l'intero collegio sindacale di Fidreb assegnavano a Muci Giancarlo, presidente del CDA di Fidreb, i poteri di rappresentanza della società all'atto di costituzione della Immobiliare Gradoli. Quindi il consiglio di amministrazione di Fidreb in quell'occasione, mi ripeto, presente in seduta plenaria, era composto dal citato Muci Giancarlo, da Sanchini Aldo, entrambi commercialisti, e da Palandri Mario, avvocato. Mentre invece il collegio sindacale, pure presente in forma totalitaria, era composto da Chiaron Casoni Giorgio, Daniele Mario e l'ultimo nome No, va bene, un'altra è un altro persona. sì, è un altro è un altro De Rosa Massimo, è un altro commercialista. Va bene. Quindi da questo, legandolo anche alla composizione del collegio sindacale nominato della neo costituita Immobiliare Gradoli, che invece era composto da Ridolfi Maria,
Mucci Giancarlo e Sarno Maria come sindaci supplenti, oltre a un altro sindaco effettivo che al momento è Beccarini Giulio. Mi scusi, Sì. le pregherei di. Lei sta parlando adesso del collegio sindacale di Gradoli? Adesso quello di Gradoli, sì. Sì, vabbè, dopo controlliamo i nomi. Può anche consultare gli Sì, atti, grazie. se il presidente Grazie. consente. Diciamo, quello che volevo Sì, dopo evidenziare, è quello che volevo arriva proprio evidenziare perché dopo sono molti nomi, controlliamo. quindi Sì. non vorrei confondervi. Rileviamo che la. Controlli le cose in modo da. Sì, Stiamo parlando dello scritto, grazie. Presidente, Dell'atto a sua lo firma. mandiamo alla conclusione, poi dopo controlliamo esattamente i Sì. nominativi. Scusi, Presidente, l'intervento, ma perché. Diciamo, Prego. la questione è che vediamo come il socio di maggioranza pressoché totalitaria della Immobiliare Gradoli, che era questa Fidrev SPA, titolare del 95% delle quote, di fatto poi era estremamente ingerente anche nel collegio sindacale. La stessa società Fidrev a sua volta era composta da una serie di professionisti, tra i quali spiccano appunto Sanchini Aldo, Mucci Giancarlo, Sarno Maria e Mario Palandri, che non sono altro che professionisti, tutti appartenenti all'associazione professionale Palandri, con sede in Piazza Navona 49, dove aveva sede la stessa Fidrev e dove era stata stabilita la sede della Immobiliare Gradoli SPA. Questo alla data di costituzione. Benissimo, si può controllare perché io, forse sbaglio io, ma mi pare che in quel momento lì, diciamo come prima costituzione, il collegio sindacale di Gradoli abbia Aldo Sanchini, che era uno di questi professionisti, dentro a Fidrev e di questo studio Palandri, Sì. professionale, sia Sarno che la Mucci, questo. Diciamo il collegio sindacale della neocostituita Gradoli. Gradoli. Se vuole controllare mi fa un piacere Sì, perché. lo confermo, cioè, il collegio sindacale della Gradoli era composto da Sanchini Aldo, Ridolfi Maria e Beccarini Guido e poi da Mucci Giancarlo e Sarno Maria che con lui componevano l'associazione professionale Palandri. Gli Benissimo. stessi quindi poi li ritroviamo, come abbiamo anzi detto, nel consiglio di amministrazione di Fidrev, che invece è composto da Sanchini, da Mucci e da Palandri Mario. Benissimo, grazie. Palandri Mario poi ad un certo punto nel 1980 Viene decise. sostituito da Palandri Claudio, Che è il che è il figlio? figlio, sì, che da atti parlamentari risulta essere stato legale di Romano Prodi. Va bene. E, cioè, preciso soltanto che la stessa Fidrev, ancora ad oggi, sebbene risulti inattiva, è amministrata da Sarno Maria, quindi già presente sia in Immobiliare Gradoli che nella Fidrev dell'epoca. E ha come socio di maggioranza lo studio associato Palandri Silvestri, che negli anni ha mutato denominazione. Va bene, grazie. Perché sono morti quindi sia Mario Palandri Che nell'80 Claudio. che anche il figlio Sì. Claudio. Ho capito, grazie. E dunque, senta, abbiamo detto che. Abbiamo detto che le sedi della Gradoli e della Fidrev sostanzialmente erano le stesse di questo Di studio questo studio professionale. finché le prime due, cioè Piazza Navona 49 E poi e Piazza della della Libertà Libertà 10, numero 10. Benissimo. sempre in Va Roma. bene, alla fine poi la Gradoli, quando arriverà Catracchi ad Sì, acquistarla, allora sceglierà. l'unico evento, si verifica un evento sostanzialmente dopo un mese dalla Costituzione, cioè quel Bon Giovanni Marco, che era il socio. Allora, la interrompo, facciamo un passo indietro Sì. e torniamo alla Costituzione. Lei ci ha detto che al momento della Costituzione della Gradoli
la grado di A, come 95% le quote sono della FIDREV, sì. E l'altro 5% è di tale Bon Giovanni Marco. Questo Bon Giovanni, altro commercialista, quindi altro professionista, nel 75, dal 75 all'80, sarà anche sindaco della FIDREV e tra l'altro è un professionista che pure compare negli anni ed è nell'associazione professionale Palandri. Benissimo, quindi tutti legati a questo quindi studio. Erano tutti legati a questa associazione professionale che aveva sede dove aveva sede la FIDREV e dove aveva sede l'immobiliare. Molto bene, quando è che questa... quali sono le vicende diciamo societarie successive? Quando è che le vicende societarie successive, poi quindi quelle dal 74 all'80, quelle che erano carenti al registro delle imprese compensate con il libro dei soci fornito dal Catracchia, iniziano proprio a gennaio del 74, quando questo Bon Giovanni, il socio di minoranza, cede le sue azioni a tale Rainoldi Angelo. Successivamente poi tutto si sviluppa il 30 gennaio dell'80, quando FIDREV cede 550.000 lire di azioni, quindi sostanzialmente la parte prevalente a Catracchia Domenico, e 400.000 lire, il capitale sociale era di 950, quello detenuto dalla FIDREV, a Nidia Rossaldi, quindi già socia del Catracchia nella Case Roma, come abbiamo detto prima. Rainoldi Angelo, che aveva ricevuto il 5% da Bon Giovanni nel 74, lo cede nella stessa occasione alla Rossaldi Nidia, quindi la nuova compagine societaria è composta definitivamente al 30 gennaio dell'80 da Catracchia, socio al 55% della immobiliare Gradoli, e da Nidia Rossaldi, che è socio al rimanente 45%. E Nidia Rossaldi era moglie del signor Moglie del signor Tegner, Tegner Alessandro. Bene, infatti alla fine ci sarà un ultimo passaggio. Ci sarà un ultimo passaggio di quote, questo già nel 90, sì. della signora Rossaldi, che cederà le sue quote, quindi pari al 45%. Al figlio Massimiliano Tegner. Sì, bene, grazie. Allora, esatto. Senta, sempre a proposito delle cariche di questa Gradoli. Risulta che ad un certo punto risulta che nel collegio sindacale della Gradoli nel 77 ci sia stato anche tale Gianfranco Bonori. Sì, questo si evince sia dalle relazioni che abbiamo citato prima del prefetto Stelo che da quelle del prefetto Masone, dove viene esplicitato proprio che Gianfranco Bonori è sindaco supplente della Gradoli a partire dal 1977. Nel giugno 77 ha per un certo periodo questa casa. Sì, grazie. Allora, adesso veniamo alla FIDREV. Ci spiega un po' quali sono le vicende della FIDREV e la FIDREV che cosa fa? Allora, la FIDREV ha come oggetto sociale, che è una società per azioni, che ha come oggetto sociale l'amministrazione di beni per conto terzi e la gestione di aziende. Sulla FIDREV, composta come abbiamo detto poc'anzi, quindi da figure di professionisti del settore amministrativo e contabile, il ruolo della FIDREV è definito in atti sia dal prefetto Stelo che dal prefetto Masone, che dal dottor De Rosa, Pasquale De Rosa, ex direttore amministrativo del SISDE, sostanzialmente dal momento della sua costituzione fino all'87, se non erro, che era colui che esplicita per primo i contatti con FIDREV,
che era una società di consulenza del servizio, una società di consulenza del SISDE. Quindi non era una società di copertura del servizio, era una società di consulenza. Era una società di consulenza del servizio. Lei sa che quali erano invece le società di copertura del servizio? Allora, le uniche società di copertura del servizio riconosciute in atti sono la GUS e la GATTEL. Benissimo. Torniamo alla FIDRAV. Dunque, quindi lei ci dice che anche rispetto, lei ci ha detto che era la FIDREV la società che teneva la contabilità anche fiscale, fini fiscali, era la consulente di fiducia del SISDE. Lei sa se teneva quindi la contabilità di queste due società di copertura, della GUS e della GATTEL? Allora, dalle dichiarazioni del dottor De Rosa rilasciate al COPASIR nel 1993 in occasione che produciamo alla corte, perché il dottor De Rosa è deceduto. Il dottor De Rosa è stato amministratore delle due società di copertura, quindi del SIST, della GUS e della GATTEL. Sostanzialmente, più che curava la contabilità, dalle dichiarazioni di De Rosa si evince come materialmente la creasse la contabilità, perché il dottor De Rosa dà menzione che le società di copertura di fatto non avessero nulla, come fosse tutto fasullo, e quindi era compito della FIDREV realizzare materialmente, quindi approntare ad hoc dei verbali di assemblea, oltre che la contabilità e tutta la documentazione amministrativa di cui necessitava una società per essere regolare. Quindi lei ha citato le dichiarazioni di De Rosa davanti al COPASIR. De Rosa dice che quindi questa attività era un lavoro preziosissimo, lo definisce come quello della FIDREV, perché le attività svolte dalle società di copertura era tutto finto. Dice. Era tutto finto, sì. Benissimo, grazie. Allora, la FIDREV quindi è quella che fa questi bilanci falsi per queste due società, sì. GUS e GATTEL, per che periodo? Lo fa dalla loro costituzione, che avviene nel 1978 per la GUS e nel 1980 per la GATTEL, e lo fa fino al 1988. In tale data, questo ce lo conferma il prefetto Masone, se non erro, e credo anche il prefetto Stelo, ci confermano che è subentrato in questo ruolo fiduciario di consulenza per il servizio, quindi per la società di copertura, la figura di Gianfranco Bonori. Quello che è stato Gianfranco Bonori, sì, che come abbiamo detto prima era sindaco supplente della Gradoli dal giugno del 77. Benissimo, lo fermo un secondo. Va bene, quindi corregga se sbaglio, sia FIDREV che è la proprietaria della Gradoli sostanzialmente, che ha degli appartamenti anche al 96, sia Bonori, questo Gianfranco, sono soggetti che possiamo definire di fiducia del SISDE, sì, corretto? Esatto. Benissimo. Va bene, io a questo punto passerei... Prima di toccare la Monte Valle Verde, alla quale ci arriviamo, lei ci ha già detto che la Monte Valle Verde pure aveva delle proprietà al 96. Al 96, sì. Mi pare che lei abbia detto 8 appartamenti. 8 appartamenti. Aveva degli appartamenti al 96. Sì, 8 ce li indica il prefetto Masone. Ci ritorniamo. Sì. Adesso volevo invece passare ai rapporti con Parisi tra... e le chiederei anzitutto cosa risulta a proposito di proprietà di Parisi e in via Gradoli e quando Parisi acquistò degli appartamenti
voi avete fatto una perquisizione a carico del signor Catracchia domenico, sì. Quando lui fu sentito la prima volta come testimone, quindi il 2 ottobre 18, corretto? Sì, corretto. Ecco, volevo sapere, avete trovato un qualche riferimento alla famiglia Parisi e al prefetto Parisi? Nella sua agenda, nella sua rubrica in forma cartacea, personale, era annotato sotto il nominativo signora Parisi Maria, via Cavour 44 Roma, un numero di utenza telefonica fissa che è risultata essere intestata effettivamente attualmente non più attiva, ma la linea è risultata essere stata intestata al prefetto Vincenzo Parisi e sua moglie Maria risulta appunto residente in via Cavour 44 in Roma. Quindi era il numero telefonico dell'abitazione privata del prefetto. Sì. Grazie. Allora, e ci avviciniamo alla Montevalle Verde. Lei ha avuto modo di esaminare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, cioè depositata dal Tribunale di Roma il 20 marzo 95, cosiddetta relativa ai fondi neri del SISDE? Sì. Presidente, anche questa sentenza credo che sia stata già prodotta e acquisita, una sentenza definitiva. Sì, bene, ci può dire sommariamente chi erano gli imputati principali e sì. Qual era il cuore, diciamo, dell'imputazione? Un po' spiegare la cosa. Allora, intanto parliamo della sentenza che poi ha definito tutto lo scandalo dei fondi neri del SISDE. Tra i soggetti poi condannati ci sono alti funzionari del SISDE, tra i quali Finocchi, Broccoletti, il direttore Malpica, Galati e Sorrentino. Sorrentino Mario. Tutti con incarichi apicali nel servizio. E sostanzialmente per quello che forse più può interessare, visti i collegamenti con i fatti di oggi, è il capo di imputazione B della sentenza, che è quello per peculato. In sostanza, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, questi soggetti, gli indagati, si sono appropriati di fondi istituzionali del SISDE, è utilizzando una serie di società fiduciarie, scatole cinesi poi collegate tra loro, hanno fatto acquisti personali prevalentemente sfociati in beni immobili. Beni immobili, grazie. Queste società risultano dal capo di imputazione della io gliele ricordo, lei mi dice se è corretto quello che le sto dicendo. Sì. Queste società sono la Proim, la Nagrafin, la Palestrina Terza, la Capture e la, cioè Capture e la Kepos, dico bene? Esatto, queste in particolare quelle che attengono alla schermatura di immobili poi risultati nella disponibilità del Broccoletti, che era direttore amministrativo del servizio. Bene, questi fatti a che epoca risalgono? Risalgono agli anni dal 1982, se non ricordo male, iniziano e si prolungano fino ai primi anni 90. No? 90, va bene. Ci dice molto brevemente, posso spiegare alla Corte chi era questo Maurizio Broccoletti? Allora sì, Maurizio... Quando viene assunto al SISDE e cosa fa? Allora, Maurizio Broccoletti è colui che subentra nel ruolo di direttore amministrativo del servizio al Pasquale De Rosa che abbiamo citato prima nell'ambito della relazione fatta al Copasir, e di fatto quindi diventa amministratore formale delle società di copertura del servizio, quindi della GUS e della Gattel. Si ricorda se fu assunto nel servizio il 19 gennaio 82? 19 gennaio 82, corretto, sì, 19 gennaio 82. Quando è che diventa amministratore, o meglio, social comandatario, se non sbaglio, della GUS e amministratore di Gattel? Lei se lo ricorda?
Allora, sicuramente è stato rinnovato nell'incarico nell'87, quindi diciamo, credo sia venuto intorno all'80, all'84, 85. Perché, 30 gennaio 85? 85. Perché il primo, sì, 30 gennaio 85, perché il primo rinnovo nella carica fatto nel 1987 e poi seguito nel 91, quindi nel rinnovo della carica di amministratore della Gattel in particolare, qui si emerge di nuovo la figura di Bonori, di cui abbiamo parlato prima, Bonori Gianfranco, che in tale occasione risulta essere il segretario dei verbali di quelle due assemblee. Sì, quindi... mi permetta di correggerla, credo, magari poi confrontiamo, ma direi che questa assemblea di cui lei sta parlando dovrebbe essere l'assemblea del 16 luglio 88. Comunque, Presidente, gli atti di tutte queste società, ovviamente non cartaceamente, ma glieli trasferiremo in una chiavetta depositata, in modo che sono atti, documenti di pubblici registri, quindi saranno consultabili. Sono 16 luglio 88 e 11 luglio 91. Quindi il segretario di questa assemblea che conferma Broccoletti è Gianfranco Bonori, sindaco supplente dell'immobiliare Gradoli dal 77 e che poi dal 78 su incarico proprio di Broccoletti subentrerà a Fidreb. 88, sì. Sì, 88. Dall'88 subentrerà, diciamo, come fiduciario del SISDE, come incaricato di tenere la contabilità per Gus e Gattel, sì. Subentrerà alla Fidreb. Alla Fidreb fino all'88 e successivamente questo Bonori. Sì. Grazie, Maggiore. Allora, tra le società che abbiamo annoverato prima come le società schermo sulle quali hanno fatto questo, sono serviti per fare un peculato in danno del servizio Broccoletti e soci, abbiamo menzionato l'Anagrafin. Ci può dire l'Anagrafin come nasce, come nome e quando? Se mi permette di precisare, dottore, direttamente collegata allo scandalo, diciamo, al peculato posto in essere dai funzionari del SISDE, abbiamo direttamente la Capture Immobiliare SRL. A questo punto subentra l'Anagrafin. L'Anagrafin, come società titolare del 99% del capitale sociale della Capture Immobiliare. L'Anagrafin a sua volta nasce il primo marzo del 75 con la precedente denominazione di Sogefin S.p.A. Sogefin S.p.A. Scusa se la correggo, è Sofigen. Sofigen. Società Fiduciaria Generale, grazie. Così non sbagliamo. S.p.A. nasce nel primo marzo del 75. Ed è costituita da Bottai Aldo, commercialista, titolare di azioni pari all'80%, e Marchetti Patrizia, titolare di azioni pari al rimanente 20%. In tale occasione, quindi al momento della Costituzione, nel 75, amministratore unico è Ragnoli Giovanni, ragioniere. Comunque, quindi Aldo Bottai e... Ragnoli Giovanni hanno delle cariche, quindi nel 77 delle cariche in questa Sofigen. Sì, dico bene? Bene. Aldo Bottai e Ragnoli Giovanni hanno a che fare con delle società che abbiamo già visto? Sì, proprio nello stesso periodo di costituzione della Sofigen. Aldo Bottai e Ragnoli Giovanni interverranno nella Monte Valle Verde, che, come abbiamo detto prima, risulta essere stata titolare di 8 immobili in via Gradoli. 96. Va bene. Sì, via Gradoli 96. 96. In particolare si sono succeduti nelle cariche.
Anche qui la documentazione presente al registro delle imprese è molto parziale, quindi abbiamo l'atto costitutivo della Monte Valle Verde che viene costituita da Vaglio Sebastiano e Sabatini Francesco il 30 settembre del 75. Il primo a subentrare all'amministratore unico che era Sabatini è proprio Ragnoli Giovanni, al quale successivamente, questo ce lo dice sempre il prefetto Masone, subentra Bottai che sostanzialmente manterrebbe la carica fino a poco prima della scoperta del covo occupato da Moretti al civico 96, quindi fino al 78, all'aprile del 78. Benissimo. Senta, io per il momento non ho altre domande, la ringrazio molto. Grazie. Le parti civili. Maggiore Palmieri, buongiorno, avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Ecco, le chiedo sulla base della relazione sulla quale ha basato la sua testimonianza depositata il 18 novembre 2019, se emergeva dalle analisi societarie che ha con grande precisione svolto la figura del notaio, di un notaio diciamo che ricorre... Diciamo, uno dei notai che ricorre negli atti fatti in generale sugli immobili di Via Gradoli è il notaio Fenoaltea, Fabrizio se non ricordo male. E questo ricorre in numerosi atti sia di vendita da parte delle imprese che hanno costruito gli immobili in Via Gradoli, quindi fatte dal costruttore edile Staffieri Ermanno, sia in poi diversi atti che hanno riguardato le società che hanno ruotato attorno alla gestione di questi immobili. Ecco, le chiedo poi, con riferimento a pagina 5 della relazione, conferma che sia la Immobiliare Gradoli S.p.A. che la società Fidrev trasferirono le sedi legali in Piazza della Libertà 10 rispettivamente il 30 gennaio 80 e il 26 febbraio 75. Allora il trasferimento di Fidrev nel 75 questo è confermato da degli atti. Credo invece che l'annotazione precisi che il trasferimento di sede delle Immobiliare Gradoli in Piazza delle Libertà 10 in Roma si derivi, non sia fatto in quella data, ma sia sicuramente un dato aggiornato a quella data perché è presente nel documento mediante la quale il Catracchia ha assunto la carica di amministratore. Quindi di amministratore si sta dicendo che potrebbe essere di epoca precedente il trasferimento, cioè è nell'80 che vediamo sì, l'aggiornamento. Cioè, al 30 gennaio era quella data. Perfetto. Ecco, questo comunque risulta dalla documentazione che abbiamo acquisito, non risulta un atto con cui sia effettivamente, cioè un verbale di assemblea con cui è stata posta all'ordine del giorno il cambio di sede, però risultano dei bollettini di diritti pagati in cui proprio la Immobiliare Gradoli è indicata come sedente in Piazza della Libertà 10. Ecco, in Piazza della Libertà 10 ha avuto modo di verificare se vi fosse, prima ci ha parlato dello studio Palandri e associati di sì. Piazza Navona 49, ecco, in Piazza della Libertà 10 per caso ha avuto modo di verificare se vi fosse una qualche sede di commercialisti o di altri professionisti al pari di Piazza Navona 49? In Piazza della Libertà 10 ha avuto sede Fidrev e Immobiliare Gradoli, sì. Lo deve verificare, perché credo che abbia anche sede l'associazione professionale Palandri Silvestri, credo sia nella sua ultima denominazione. Perfetto. Ecco, le chiedo invece, forse l'ha già detto, anzi mi scuso se ripeto la domanda, nel collegio sindacale di Fidrev figura anche tal Giorgio Chiaroncasoni? Nel collegio sindacale di Fidrev, sì. Perfetto. Sì. La ringrazio, non ho per ora altre domande. Grazie a lei.
Buongiorno, dottore. Avvocato Barabelli, difesa di parte civile. E le chiedo questo. Lei prima ci ha parlato, per quanto riguarda la società immobiliare Gradoli S.p.A., di Mucci, Sanchini, Bongiovanni e Silvestri. Sì. Allora le chiedo, questi soggetti le risulta che avessero delle cariche anche in società collegate all'Istituto delle Opere Religiose del Vaticano? No, questo non è stato oggetto di approfondimento. Ok, perché non avete approfondito questa circostanza. Invece le chiedo, quando è che il 6 novembre del 1980 la società immobiliare Gradoli subisce delle modificazioni, esatto? Sì, subisce delle modifiche fatte già a opera della nuova compagine societaria, che è quella composta da Catracchia e dalla Rossaldi. Esatto, infatti queste modifiche vengono presentate proprio dal Catracchia. Sì, esatto, come amministratore unico. Esatto, e il quale acquista la carica di amministratore unico, abbiamo detto... Il 30 gennaio 80. Esatto, e ricorda chi era il notaio che redige il verbale? Il notaio che redige il verbale di quale atto? Del 30 gennaio... Mi scusi, del 30 gennaio 80, ora lo prendo. Comunque il verbale del 30 gennaio 80 con cui Catracchia acquista la carica di amministratore unico. Allora l'accettazione della carica, esatto, di amministratore del 30 gennaio, di fatto noi, come vi ha detto prima, la ricaviamo dal libro dei soci che ci ha esibito Catracchia. Tuttavia nello scritto che è stato oggetto di esame del senatore Flamigni, c'è a pagina 170, se non ricordo male, c'è un estratto proprio di questo atto. Ora non vorrei sbagliare, credo sia sempre del notaio Fenoalpea. Esattamente. Però mi ripeto, cioè, quello non è un atto acquisito ed esaminato formalmente. Questo lo dico sulla base dell'estratto riportato in quello scritto dell'onorevole Flamini. Perfetto. Mentre per quanto riguarda la Case Roma, ci ha detto che è stata costituita da aveva come amministratore unico il Catracchia, ed è stata costituita da Rossaldi Nidia, Tecner, Seraldin, Giovanna, giusto? De Marchio e Ornella. Sono i soggetti Rossaldi che costituiscono. Nidia è la coniuge di Tecner, poi abbiamo Ornella De Marchi, che è la coniuge di Paor, e poi abbiamo Serazin Giovanna, che è coniuge. Un attimo. Di Titta Cesare. Su questo soggetto per caso avete fatto indagini? Titta Cesare? No, nulla, okay. Nulla di approfondito. Perfetto, grazie. Infine le chiedo, chi furono quale fu la finalità della costituzione di questa società? Della Case Roma? Sì. Questo lo deriviamo sulla base dell'esame che ho fatto delle dichiarazioni rese dal Catracchia. Cioè, come ho detto prima, lui ha rilevato porzioni non certificate con l'abitabilità al civico 96, non vendute quindi dalla proprietà, per poi rivenderle a terzi. Perfetto. Infine chiedo, anche per questa società vi fu una modifica sempre in data 6 novembre 1980? Per la Case Roma? Sì. Questa leggo nella relazione. Nella relazione che lei redige a pagina 8, non ce l'ha con te, ok. Si dice che comunque il fascicolo, la documentazione del fascicolo... Il Presidente autorizza, ovviamente. Scusi, posso? Sì, però ancora una volta io trovo queste domande in coda all'esame delle parti civili, piuttosto ridondanti. Volevo chiedere soltanto se anche qui fosse presente il notaio Fenoalpea. Dopo l'esame approfondito del pubblico ministero, sì, certo, e l'avvocato Speranzoni, ci perdiamo per dei minuti in dettagli, tutto è rilevante. Va bene, allora non ho altre domande. Grazie.